Nuovo episodio della Serie A Bonus Challenge, questa volta tocca a una delle squadre più forti del nostro campionato, l'Inter. Andiamo un po' a vedere che bonus gli capita. Allora ragazzi, eccoci qua, mancano solamente 5 squadre alla fine della Serie A Bonus Challenge e oggi tocca a quella più forte tra quelle rimaste, ovvero, come vi ho detto nell'intro, all'Inter, una squadra che potrebbe realmente battere il record della Juve e posizionarsi al primo posto che è occupato dalla squadra bianconera. Prima di andare a girare la ruota, però, come ogni volta, se questo è il vostro primo episodio della Serie A Bonus Challenge, raga, adesso vi metto un minuto e mezzo, due minuti di tutorial, così vi spiego un po' come funziona. Se invece avete già visto almeno un episodio e sapete già come funziona il regolamento, potete skippare tranquillamente al minuto che vi metto adesso a schermo. Allora, noi andremo a prendere per ogni episodio una squadra di Serie A e prima di iniziare la stagione andremo a girare una ruota che potrà dare alla squadra un bonus su 5 in base a quello che esce. Vi leggo rapidamente i bonus. Il primo bonus è che aggiungiamo alla squadra una top icona in ogni reparto. Il secondo, un top giocatore hero in ogni reparto. Il terzo bonus invece è che aggiungiamo un top player in ogni reparto, quindi per esempio Mbappé davanti, Modric in mezzo al campo, Van Dijk dietro e in porta Alisson. Il quarto bonus è invece un reparto completo al top, quindi prendiamo un reparto della squadra e lo potenziamo al massimo con i giocatori disponibili. E l'ultimo bonus invece è che 3 giocatori della rosa verranno portati a 99 di overall. Ovviamente dopo aver inserito i giocatori del bonus alla squadra andremo a simulare un campionato di Serie A, quindi una stagione con quella squadra, e in base alla posizione di classifica che raggiungerà otterrà un determinato punteggio che adesso vi vado a leggere. Allora, qua sui punteggi c'è da fare un bel discorso. I punteggi li vedete adesso a schermo, ve li leggo rapidamente. Vittoria del campionato 50 punti, secondo posto 35, Champions 30, quinto sesto posto, quindi Europa League 20 punti e via dicendo per le altre posizioni. In più ci sarà un bonus se il miglior marcatore della Serie A sarà un giocatore di quella squadra di 5 punti, stessa cosa per gli assist. Se il capo assist sarà uno di quella squadra, altri 5 punti. In più ragazzi, visto che con questa tabella sarebbero troppo avvantaggiate le squadre in alto alla classifica, perché facciamo un esempio, il Napoli, se gli mettiamo 4 giocatori è quasi sicuro che vinca lo scudetto, mentre magari le squadre di bassa classifica come lo Spezia, il Lecce, la Cremonese e altre squadre comunque che non hanno dei giocatori top, anche con l'aggiunta dei giocatori della ruota della fortuna potrebbero magari non riuscire ad arrivare nelle zone alte della classifica. Quindi a questo punteggio che vi ho elencato prima, alla fine si andrà ad aggiungere la posizione in classifica della squadra. Quindi vi faccio un rapido esempio prendendo sotto mano la classifica. Se faremo la sfida con la Lazio, che attualmente è al quarto posto, e dovesse vincere sarebbero 50 punti più 4, perché la Lazio è quarta in classifica. Ma se dovessimo invece fare la sfida per esempio con Lecce, che è sedicesimo, e il Lecce dovesse incredibilmente vincere, sarebbero 50 punti più 16, quindi 66 punti. Questo l'ho fatto per pareggiare un po' tutte le squadre, quindi tutte le squadre hanno la stessa possibilità di fare un punteggio alto. Bene raga, eccoci qua. Non so come siete arrivati qua, se skippando o vedendovi il tutorial, ma non importa. Ciò che conta è che qua, da qualche parte sullo schermo, c'è la ruota e quindi è il momento di vedere che bonus capita all'Inter, ai nerazzurri. E per l'Inter il bonus di oggi è 99! Mamma mia, un bonus che non vedevamo da tantissimo. E allora adesso andiamo a potenziare all'Inter 3 giocatori della sua formazione a 99 di overall. Raga, vado a scegliere i giocatori, li potenzio a 99 e ci vediamo tra pochissimo. Per me qualche minuto, per voi il tempo di un taglio. Bene, eccoci qua, ho scelto i giocatori, li ho potenziati e allora andiamo sulla formazione che vi faccio vedere un po' quali sono i 3 fortunati che vanno a 99 nell'Inter. Allora, ecco qua la formazione, ho potenziato a 99. Barella, che bel giocatore. Di Marco, che quest'anno sta facendo una super stagione, ha praticamente rubato il posto da titolare a Gosens. E davanti Romelu Lukaku, l'uomo del momento, il più criticato, quello che sembra non riuscire più a segnare in nessun modo. Romelu Lukaku a 99 di overall, per smentire tutti quanti. Lukaku vuole far andare in testa alla bonus challenge l'Inter. Ora raga, vado sul campionato, iniziamo la bonus challenge, ma prima commentate qua sotto scrivendo con quale delle 4 squadre rimaste volete vedere il prossimo episodio. Le squadre rimaste sono Torino, Empoli, Lecce e Spezia. Andiamo regà, è il momento di iniziare la bonus challenge con l'Inter. Allora, selezioniamo l'Inter, che ovviamente con questo bonus è prima in classifica per stelline, è l'unica con 5 stelle, quindi le possibilità ci sono regà. Però vi ricordo che per ora la prima è la Juve con 57 punti. Vincendo lo scudetto se ne fanno 50, quindi non basterebbe. L'Inter dovrebbe anche vincere classifica marcatori o classifica assist. Vediamo regà, può succedere davvero di tutto. Tra l'altro è vero che all'Inter dovremmo aggiungere alla fine i punti della sua posizione in classifica attuale, che non mi ricordo qual è. Fatemi vedere. L'Inter attualmente è al quarto posto, quindi alla fine gli aggiungeremo anche 4 punti.
occhio all'Inter, raga, occhio davvero all'Inter. Allora, vediamo la formazione se è confermata. Sì, la formazione è super, super confermata. Tra l'altro non capisco perché c'è Çalhanoğlu lì. Aspettate un attimo, fatemi fare un piccolo cambio. Metterei Çalhanoğlu al posto di Mkhitaryan e qua metterei Brozovic. Ok, sì, per il resto la formazione dovrebbe essere la migliore possibile. Sì, il modulo non si può cambiare. Togliamo Acerbi, mettiamo De Vrij e iniziamo. Anzi no, togliamo anche Darmian e mettiamo Dumfries. Ok, facciamo le cose fatte per bene. Let's go, da Inter. Prima partita contro la Samp, ovviamente come sapete non ve le faccio vedere tutte, ma quelle meno importanti ve le skippo. E poi recap alla 10ª giornata, a metà campionato, alla 30ª e a fine campionato. E lì vedremo anche i marcatori e la classifica assist. Il debutto però dobbiamo vincere, per forza. Per forza 2-0, Barella, Di Marco, subito due giocatori che abbiamo potenziato 99. Let's go Inter. Inter-Bologna, alla 2ª giornata. Il Bologna che 2 anni fa ha praticamente fatto perdere lo scudetto all'Inter. Vediamo un po' come va a finire. 2-1 ancora, Barella e Di Marco, incredibile. Raga, ancora Barella, ancora Di Marco. Ma Lukaku, dove sta Lukaku? Cioè raga, quando faccio la bonus challenge Lukaku è praticamente sempre capocannoniere, e adesso che ce l'abbiamo noi a 99 non segna. Vabbè dai, terza giornata con Lella, se si sblocca. Me lo sento, me lo sento. 4-1, Di Marco, Di Marco, Çalhanoğlu e Di Marco. Tripletta di Di Marco, regà. Ma che cosa ha fatto? 1, 2, 3, 4, 5 gol in 3 partite. Follia, Di Marco capocannoniere, io ci credo. Quarta giornata, ragazzi, Inter contro Milan, il derby. Questo è il momento di Lukaku per sbloccarsi. Si è girato Lukaku? No, abbiamo perso 3-2. Si sblocca Lukaku, ma si è girato Giroud, raga. Gol all'87esimo e doppietta di Tonali. Peccato. Primo passo falso dell'Inter. Poi però vinciamo 3-1 con l'Udinese. Lautaro, Barella, Barella. Let's go. Che bel giocatore. Che bel giocatore. Due volte come gol che ha fatto. Ora andiamo contro l'Atalanta, il derby della Lombardia. 2-2, no, però segna ancora Di Marco, quindi sono contento così, va bene lo stesso. 3-0 pure contro il Lecce, Lautaro, Di Marco, Lautaro. Regà, l'unico che non sta facendo bene è Lukaku, ha fatto un gol, boh, vabbè. E all'8ª giornata incontriamo la Roma. Noi non stiamo andando benissimo, e dopo vi faccio vedere la classifica. 3-0, Lukaku, Di Marco, Lukaku. Bastava criticarlo e lui risponde così, con due gol, e io esulto come lui, così. E ultima giornata, prima del recap, contro la Cremonese. Vediamo che succede. Chiudiamo con una vittoria. 2-1, Lautaro, Lukaku, Lalu. La coppia Lalu colpisce ancora. O forse la Lula, non mi ricordo come li chiamavano. Vabbè. Andiamo un po' a vedere la situazione alla 10ª giornata. Allora, in campionato siamo al primo posto, 25 punti a pari punti con la Roma, buono così. Vediamo classifica marcatori e classifica assist. Allora, classifica marcatori, primo Tammy Abraham e poi ci siamo noi con Di Marco e Lautaro, tutti e due a 8 gol. Molto interessante. Mentre il nostro Lukaku dov'è? Non ce lo fa manco vedere. 4 gol per Lukaku. Classifica assist, c'è Lukaku che ha fatto 4 assist. Ah ok, Lukaku fa gli assist. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Andiamo dentro fino alla 20ª giornata e poi ci sarà il secondo recap. Si parte contro l'Empoli, raga. Qua segna Di Marco, me lo sento. 1-0 Lukaku, va bene, dai, altri 3 punti. Ora raga, siamo contro la Salernitana che è ultima con 3 punti. State a vedere che ci battono, ci fanno uno scherzetto. No, 2-1, Çalhanoğlu e Dumfries. Va bene. 13ª giornata, big match. Noi siamo al primo posto, la Lazio al terzo. Siamo senza Skriniar, vediamo che succede. Incrociamo le dita. Ah, che peccato. 1-1, passo falso, 2 punti persi. 2-0 col Sassuolo, doppietta di Lukaku. Va benissimo. Che partita che c'è adesso contro il Napoli. Il Napoli che sta andando male, al 6º posto e quindi ci batterà. Ci batterà, ci batterà. Abbiamo vinto, Barellino. Partita con la Fiorentina, vediamo come va a finire. Che vinciamo ancora, raga, siamo troppo forti. Darmian e Lukaku, si è svegliato pure Lukaku. E ora, so problemi per tutti. Siamo infermabili. Juve, inizia a tremare, che ti superiamo. Bene, ho cliccato gioca partita per sbaglio contro il Monza, raga. Vabbè, facciamo vai al risultato, cambia niente. 3, 2, 1, no, no, no. Però segna Di Marco, ok. Contro il Torino, no. Non ci credo, seconda sconfitta stagionale contro il Toro. Segna Lukaku, per loro invece Vlasic e Miranchuk. Ci siamo esaltati troppo, raga, un punto in due partite. Ne mancano due per il recap della 20ª. La prima è contro la Juve, è proprio contro la Juve. Vediamo un po' che succede. 3, 2, 1, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, 3 a 2, questa volta vinciamo. Lukaku, Lukaku, Di Marco. Mamma mia Di Marco, mamma mia Di Marco. E ultima giornata, prima del recap, andiamo di nuovo contro la Salernitana. Quindi iniziato il girone di ritorno, vinciamo facile. 3 a 1, Lautaro, Çalhanoğlu, Lautaro, perfetto. Andiamo con recap, raga, vediamo come si è messi. Secondo me, molto bene. Allora, classifica, primo posto. A più 5 sulla Roma, let's go. 48 noi, 43 la Roma, poi Milan, Lazio, Napoli, Juve. Vediamo invece in classifica marcatori. Ah, peccato, qua si mette male, raga. Immobile ne ha fatti 20, il nostro migliore Lukaku con 11.
Lukaku si è svegliato, raga, ma forse è troppo tardi. Classifica assist, il migliore Lukaku con 6, mentre Rebic ne ha fatti 7. Possiamo crederci, perché abbiamo anche Barella con 6. Raga, serve assolutamente vincere almeno una delle due classifiche per andare al primo posto. Ma andiamo ora dentro fino alla 30esima. Si parte contro l'Empoli. 3-2-1, vittoria. 3-1, Lukaku, Di Marco, Lautaro. Ora tiferò per i gol di Lukaku e gli assist di Lukaku, non per altro. Anche perché secondo me il primo posto è ormai cosa fatta. Ecco, a posto, siamo contro la Roma, raga. Chi vince questa mette un grosso tassello. 1-0, Gosens! Ma quanto mi piace questo risultato, ragazzi. 4-1 con Lecce, Di Marco, Barella, Di Marco, Lautaro. E Lukaku ha fatto almeno 2 assist, me lo sento nel cuore. Che match, contro la Juve. A meno 15 da noi, o forse meno 17, non lo so. 1-1, no. No, no, Pogba apre le marcature e poi Çalhanoğlu, peccato, peccato. Eccola qua, dopo la partita con la Juve c'è il derby col Milan, che intanto è salito al secondo posto. All'andata ci hanno battuto 3-2, vediamo chi si gira questa volta. Ci giriamo noi, Mkhitaryan, Di Marco, Di Marco. 3-0, il derby è dell'Inter. 2-1 col Verona, Lukaku, Çalhanoğlu. 2-1 pure contro l'Atalanta, doppietta di che bel giocatore. Andiamo, andiamo, raga, sono carico, dai, dai Inter, fammi sognare. Contro Udinese, altro 2-1, altro 2-1, 2-0, ancora meglio, Lautaro, Lautaro, è il toro, Lautaro Martinez. E contro la Cremonese, altro 2-1, Lautaro, Lautaro, raga, occhio a Lautaro per la classifica marcatori, occhio, occhio a Lautaro, sta segnando tantissimo. Ultima partita, prima del recap della 30esima, siamo contro lo Spezia, per ipotecare lo scudetto e concentrarci poi solo sui marcatori e gli assist. 3-2-1, 3-2, Lukaku, Lautaro e De Vrij. Va bene, andiamo un po' a vedere la situazione alla 30esima. Allora, classifica generale, mamma mia che forti che siamo, ragazzi, siamo a più 15 sulla seconda, 24 vinte, 4 pareggi e 2 sconfitte, che noi stiamo andando normale, raga, cioè il Napoli nella realtà sta andando meglio, sono le altre che fanno pena, quindi scudetto ormai roba fatta. Classifica marcatori, occhio a Lautaro, raga, 17 gol, mentre Di Marco 15, Lukaku 14, ma Immobile ne ha fatti 22. Classifica assist, siamo al primo posto, addirittura Barella è salito, 9 per Barella e 7 per Lukaku. Resistiamo, ragazzi, resistiamo, ultime 8 partite, si parte contro il Bologna, ancora il Bologna, l'incubo Bologna, vediamo. 3-1, Skriniar, Lautaro e Barella, ok, calma, calma, calma. Che poi ho detto che non ve le faccio vedere tutte, raga, ve le ho fatte vedere praticamente tutte, ma questa è un'altra storia. Inter-Sampdoria, 3-1, Mkhitaryan, Lukaku, Çalhanoğlu, peccato che non ha segnato Lautaro, peccato. Inter-Sassuolo, la terza di queste ultime, no, 2-2, dai Lautaro, no, doppietta di Lukaku, non bene, non bene, non bene, speriamo in qualche assist di Barella. 5 partite alla fine, si va contro la Lazio, dai, 3-1, Lukaku, Barella, Di Marco, mamma mia, a me, raga, interessa fare tanti, tanti gol, tanti, tanti gol. Tra l'altro questa prima partita in cui segnano tutti e tre i nostri giocatori portati a 99, Lukaku, Barella, Di Marco, perfezione. Vediamo che succede con la Fiorentina, che vinciamo di nuovo, ovviamente, sì, Lautaro, Lukaku, la coppia del gol. E a 3 giornate dalla fine incontriamo il Napoli, ormai a noi non interessa tanto il campionato perché l'abbiamo già vinto, ma ci interessa fare i gol con loro. 3-1, Lautaro, Di Marco, Lautaro, sì, Lautaro, occhio, occhio Immobile, occhio Immobile che ti veniamo a prendere. Penultima contro il Torino, dai, 3-1 di nuovo, 1-1, peccato, vabbè, gol di Lukaku. E allora chiudiamo, raga, il campionato contro chi lo chiudiamo? Ultima partita che va contro il Monza e poi conteggio finale, raga, non vi spoilerò i gol, io li ho visti. Inter-Monza, 2-0, Di Marco e Lukaku, ok, raga, è il momento di vedere come abbiamo chiuso in classifica, marcatori, assist e conteggio finale. Allora, classifica ovviamente abbiamo vinto con 96 punti, penso sia il record della Serie A Bonus Challenge, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Quindi, per aver vinto il campionato, intanto l'Inter si prende 50 punti. Poi, classifica marcatori, che peccato, ha vinto Immobile alla fine con 27 gol, secondo posto per Giroud e noi con Lukaku al terzo. Classifica assist, ragazzi, Lukaku e Barella vincono la classifica assist e quindi prendiamo 5 punti per aver vinto la classifica assist. Ora, conteggio finale, raga. Allora, abbiamo detto 50 punti per la vittoria del campionato, 5 punti per la vittoria della classifica assist, 0 punti per i marcatori perché non abbiamo vinto, ai quali dobbiamo aggiungere
4 punti per la posizione attuale dell'Inter in campionato. E quindi l'Inter chiude la sua Serie A Bonus Challenge con 59 punti e si posiziona ufficialmente al primo posto, davanti alla Juve con 57 e al Milan con 55. L'ho detto raga, poteva succedere ed è successo. Pazzesco! Detto ciò ragazzi, con in sottofondo la classifica finale della Serie A Bonus Challenge dell'Inter, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace e un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bella!